Cristina Marino, vi svelo il mio rapporto con Luca Argentero. Cristina Marino è l'attuale fidanzata di Luca Argentero, il quale, dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, calca le passerelle della moda. Da qui al mondo televisivo il passo è breve, infatti il protagonista in questione inizia a girare alcuni film che hanno decretato il suo successo. L'attore piemontese poi si sposa con una sua collega, Miriam Catania, ma dopo 7 anni di matrimonio i due si separano. Un anno dopo Luca conosce sul set Cristina Marino, con la quale intraprende una solida relazione d'amore, tanto che a giorni nascerà la loro prima figlia. Ed è proprio la nuova compagna di Argentero che in queste ore ha rilasciato un'intervista al settimanale Confidenze, nella quale non fatica a raccontare della sua vita privata, insieme a Luca, confidando anche alcuni dettagli che riguardano la gelosia. Cristina, prima di entrare nel vivo della conversazione, riferisce di avere una personalità piuttosto complessa da gestire. Questo particolare lo ammette senza remore, ma specifica inoltre che grazie a Luca si è tranquillizzata. Su richiesta del giornalista, la Marino spiega come ha conosciuto Luca. La stessa asserisce di averlo incontrato per la prima volta sul set del film Vacanze ai Caraibi. Proprio lì ha compreso quanto quell'uomo fosse un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo delle cose e amano aver cura degli altri. L'attrice prosegue dicendo che con Argentero si è resa conto di avere tante cose in comune e a un certo punto è diventato il suo migliore amico. Questo sentimento poi si è evoluto in qualcosa di più forte. Cristina non tarda a svelare che poco tempo dopo si è trasferita a Roma. Condivideva all'inizio un appartamento con un'amica. Il suo intento era quello di cercare casa. La protagonista in questione ha raccontato che una sera Luca l'ha invitata a cena a casa sua, asserendo nello stesso tempo che lui cucina benissimo. Confida inoltre che dopo la terza volta ha deciso di restarvi per sempre. Ammette che la convivenza con lui è andata subito molto bene. La Marino poi ha tenuto a precisare un dettaglio. Lei ha dovuto accettare un compromesso, ovvero restare agli occhi di tutti, come la compagna di Argentero. Si cambia tema e si passa a parlare di gelosia. L'attrice ha confidato al suo interlocutore che è molto orgogliosa di Luca, asserendo di essere, per indole, gelosa. Nello stesso tempo si affretta a precisare che se le altre donne lo guardano, non si preoccupa perché lui non le dà motivo di dubitare. La donna intelligente sa anche che alcune volte alcune fans esagerano. E in quel caso, visto che lei non sopporta la maleducazione, si infastidisce. Successivamente le viene chiesto se Luca avesse dei difetti. Lei, con grande signorilità, asserisce che non ha difetti, a parte uno solo, è un po' permaloso. Conclude l'intervista affermando che lei è fumantina e poco diplomatica, mentre lui pacato e misurato. Cristina Marino non fa fatica ad ammettere che Luca le sta insegnando a mantenere la calma. Dopo questa bellissima intervista, cosa ne pensate di Luca Argentero? In quale fiction vi è piaciuta di più? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.